raccoglieva tutti coloro che erano intorno all'altare, quasi li abbracciava e dava loro la possibilità proprio di salire uno scalino dopo l'altro proprio per raggiungere il cielo. Ecco, questa esperienza meravigliosa, straordinaria, che Padre Pio dava la possibilità di vivere a coloro che partecipavano, diciamo, alla sua messa, è qualcosa che comunque tutti noi dobbiamo e possiamo sperimentare, in modo particolare nel momento in cui ci avviciniamo all'Eucaristia. Ecco, Padre Pio, che ancora oggi, che oggi ha già fatto la sua scalata, è già arrivato in questo cielo che tutti noi desideriamo, possa essere ancora una volta questo fratello maggiore che scende giù a recuperarci. Lui stesso, no, lo ha detto, che fino a quando l'ultimo dei suoi figli spirituali non sarà entrato, sarebbe rimasto alla porta del paradiso. E allora questa certezza, questa promessa che accompagna questa pagina del Vangelo, noi la crediamo fortemente e siamo in attesa di viverla con tutta la gioia che il Signore ci darà proprio quel giorno in cui l'ultimo gradino sarà scalato.